Se pensavi di aver visto tutto su Mare Fuori, ti sbagliavi di grosso. Dopo aver pubblicato i video 7 cose che non sai su Mare Fuori e le 5 location più belle di Mare Fuori, oggi vi porteremo alla scoperta dei 10 errori che forse non avete notato in Mare Fuori. Preparatevi ad essere sorpresi, perché gli errori si nascondono proprio dietro l'angolo. Ci teniamo a precisare, però, che la realizzazione di un film o di una serie è un processo complesso e spesso frenetico, in cui gli errori possono capitare anche ai professionisti più esperti. Quindi non prendetela troppo sul personale se vi accorgete di qualche imperfezione nella vostra serie TV preferita. Al contrario, godetevi questo viaggio alla scoperta di Mare Fuori, sapendo che anche gli errori possono contribuire a rendere una produzione unica ed emozionante. Prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Benvenuti su Lussorich, il canale dove la crescita personale e la curiosità incontrano l'intrattenimento. Scoprirete con noi tanti argomenti interessanti e utili che vi aiuteranno a migliorare la vostra vita ed arricchire la vostra cultura. Siamo qui per ispirarvi, motivarvi e farvi divertire. Quindi iscrivetevi al canale e lasciatevi sorprendere. Errore numero 1. Ci sei anche tu? Partiamo dall'errore più clamoroso e famoso. Edoardo, dopo aver ricevuto una botta in testa da parte di Pino, che ha permesso a Filippo e Carmine di scappare, decide di affrontarlo faccia a faccia. E durante la camminata, chi appare? Eccolo, l'operatore con la macchina da presa appare inquadrato. Sinceramente pensiamo che sia impossibile che nessuno si sia accorto di questo errore, poiché sarebbe stato possibile anche rimuoverlo durante la fase di montaggio. E quindi non riusciamo a capacitarcene. Errore numero 2. Dammi i soldi. Filippo e Nadizza, dopo aver lavorato in un ristorante, si recano dal proprietario per riscuotere il loro salario pattuito. Durante la discussione che ne segue, il proprietario cerca di pagarli con una somma inferiore a quella concordata. Nel frattempo, osservate attentamente la mano del ristoratore. Inizialmente tiene i soldi in mano, poi improvvisamente scompaiono per poi riapparire misteriosamente, consentendo a Filippo di strapparli via e scappare. Errore numero 3. Ma non stai mai fermo? Il comandante decide di tornare all'IPM e dopo aver parcheggiato la sua moto c'è uno scambio di sguardi con Carmine, ma non è questo il punto importante. Osservate attentamente Totò. Mentre il comandante si avvicina a Carmine, Totò è seduto accanto a Edoardo. Ma Carmine si gira e adesso guardate dov'è Totò. È accovacciato di fronte ad Edoardo, mentre sulla panchina ci sono altre due persone e un ragazzo con una maglietta sgargiante, che potrebbe essere Pino, è invece dietro la panchina. Ma subito dopo, Totò si trova di nuovo accanto a Edoardo e sulla panchina rimangono solo loro due. Nel frattempo, il ragazzo con la maglietta colorata che prima era dietro di loro passa davanti alla macchina da presa. Errore numero 4. Una pizza non buona. Gaetano, anche conosciuto come Pirucchio, decide di diventare un bravo ragazzo e comincia a lavorare in una pizzeria. Tornata a casa con i genitori, decide di preparare una pizza per loro e qui accade una piccola magia. In un primo momento la pizza risulta molto alta e gonfia, ma dopo qualche inquadratura diventa più secca e sottile. Ovviamente si era già capito che la pizza non era venuta bene, ma il fatto che si sia sgonfiata sembra un po' esagerato. Errore numero 5. Cosa la ordini a fare? Anche in questo errore parliamo di Gaetano e delle sue pizze, ma questa volta ci occupiamo del comandante. Il comandante decide di fare un salto nella pizzeria dove lavora il nostro Pirucchio. Dopo aver ordinato una pizza e averne preso un morso, il comandante la posa sul piatto e se ne va soddisfatto. Ma cosa succede dopo? Gaetano prende il piatto e, miracolo, la pizza è di nuovo intera. Ma com'è possibile? Forse il comandante ha dato solo un piccolo morso. Ma questo poco importa. Qual è l'errore vero? L'errore vero è ordinare una pizza e non mangiarla. Ma come si è permesso? Ma chi mai può resistere a una buona pizza? Forse solo il comandante, ma questa è un'altra storia. E purtroppo questo è un errore che noi gli perdoniamo. Prima di scoprire gli altri 5 errori di Mare Fuori, ti faccio una domanda. Vuoi essere sempre aggiornato sulle curiosità e retroscena delle tue serie TV preferite? Allora non perderti i prossimi video sul canale Lussorich. Iscriviti ora e non te ne pentirai. Errore numero 6. Ma fumi o non fumi? Ora parliamo della regina della terza stagione,
Rosa Ricci. In questa scena, Rosa sta confidando i suoi dubbi a Carmine sulla loro relazione, mentre fuma una sigaretta. Ma ecco che in un taglio di scena, la sigaretta scompare dalla sua bocca come per magia. Non è che sia un errore troppo grave, però il regista, per la continuità della scena, avrebbe potuto fare meglio e trovare un modo per far sì che Rosa non dovesse affrontare il dramma di fumare. Voi cosa ne pensate? Errore numero 7. Pino non sta mai fermo. In questa scena, dopo che Filippo trova delle feci nel suo letto, c'è un errore di inquadratura che farebbe impazzire anche Pino. Prima lo si vede in centro, ma poi quando inquadrano Filippo, Pino è sulla destra. Noi lo sappiamo che il soprannome di Pino è O Pazzo, ma obbligarlo a stare fermo no? Errore numero 8. Pino è pazzo. Parliamo sempre di Pino. Nella scena del dialogo tra il comandante e Carmine, c'è Pino sullo sfondo che ride come se avesse appena sentito una barzelletta di Gigi Proietti. Non so se sia un errore di inquadratura o se Pino è semplicemente O Pazzo, come lo chiamano tutti. Ma d'altronde, chi si metterebbe a mangiare mentre un povero ragazzo viene sparato e rischia di morire? Forse c'è una nuova dieta per dimagrire a base di adrenalina, chissà. Errore numero 9. La foto strappata. In questa scena c'è Cardio Trap che, dopo aver avuto un esaurimento nervoso, si vede Cardio che spiega a Lino che... Cardio Trap, dal nervoso, strappa la foto, ma guardate cosa succede per magia alla fine di questa scena. Ricomparsa. Errore numero 10. Sono cambiati. Questo, più che un errore, è una curiosità. Sono cambiati gli attori. Non so se ci avete fatto caso, ma la moglie di Antonio Valletta, durante il funerale, è lei, mentre quando Carmine lo affronta, è lei. Mentre un altro personaggio che è cambiato è il fidanzato di Emma. Nella prima stagione è così, mentre nella seconda stagione è lui. Ovviamente questo non è un errore, perché gli attori possono cambiare durante una serie. Però questo può far sì che agli occhi degli spettatori manchi la continuità. E con questo concludiamo la nostra serie di video su Mare Fuori. Dopo aver scoperto le 7 curiosità e le 5 location più belle, oggi abbiamo svelato i 10 errori che probabilmente ti sono sfuggiti durante la visione della serie. Ma non temere, la bellezza della trama e dei personaggi di Mare Fuori non ne sono minimamente influenzati. Se tu hai notato altri errori, lasciaci un commento qui sotto e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi video.